pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. E riprendiamo oggi il nostro viaggio nei duetti musicali, nelle cover che sono portate a Sanremo. Oggi in particolare parleremo di due canzoni che sono entrambe state firmate da Ornella Vanoni e adesso sono all'Ariston, ricantate da altrettanti artisti. Iniziamo dalla musica è finita, riproposta in particolare da Annalisa. Intanto va detto che si tratta di un singolo originariamente proposto al Festival del 1967, proprio dalla Vanoni, oggi ultra ottantenne. Era estratto dall'album omonimo Ornella Vanoni. Come accennato, fu presentato al Festival di Sanremo di quell'anno in abbinamento con Mario Guarnera. Le parole del brano sono di Franco Califano e Nisa, mentre la musica è di Umberto Bindi, con arrangiamento di Gianfranco Intra. La canzone è poi diventata un cult, tanto che vi si sono cimentati tra gli altri Robert Plant, con una cover in inglese intitolata Our Song, ma anche Mina, Orietta Berti, Renato Zero, Tony Dallara e lo stesso Franco Califano, oltre anche ad Antonella Ruggero e adesso al Festival 2021 proprio Annalisa. Ma la Vanoni è in gara, per così dire, anche con un altro brano ed esattamente una ragione in più, proposta questa volta da Francesco Renga. In questo caso andiamo al 1970, quando l'artista propose questo brano musicale composto da Franco Califano, lei stessa e Luciano Beretta per il testo, e Mino Reitano e Franco Reitano per la musica. Fu pubblicato dalla Ariston come etichetta. La canzone venne presentata dalla Vanoni al programma televisivo Senza Re, comunicando proprio prima dell'esibizione che le parole le aveva scritte lei stessa. La canzone nel 2010 venne poi fatta cantare nel serale del programma di Amici di Maria De Filippi alle cantanti italiane Emma Marrone e Loredana Errore. Ecco che poi fu anche inclusa nell'album Raccolta più di me, sempre di Ornella Vanoni, ma cantata in coppia con Giusy Ferreri. Inoltre il singolo è inserito anche nell'album live Vanoni Paoli. Tra l'altro, gli stessi Reitano e Califano la cantarono, ed entrambi, nel 1991. Anche in questo caso un brano dunque intenso, d'amore, di un amore finito, in cui a soffrire soprattutto lei in quanto abbandonata, anche se prova ancora un forte sentimento. Siamo curiosi di conoscerne l'interpretazione da parte di Francesco Renga. Di sicuro la Vanoni, pur 86enne, ascolterà entrambi con grande orgoglio, lei che affonda le origini della sua carriera nel lontano 1956. Buon ascolto!